turisti non sembrano molto ben accetti in questi tempi. Forse non hanno un debole per quelli con le pistole. Lo sai che sono gli accessori a fare la differenza. Notizie di Anaya? Ha detto che ti avrebbe attesa alla statua, nella piazza del mercato. Ha scelto un luogo tranquillo. Ciao, Lara. Le strade non erano così deserte un secondo fa. Eppure ho cercato di passare inosservata. Spero fossi io a incutere timore, non qualcos'altro. Qui non c'è niente. Solo frammenti di antiche ceramiche e corpi di vecchi amici. Se avessi saputo che ci saremmo ritrovate qui, non ti avrei mai parlato della Bolivia. Eppure sei venuta. La Paz non è così distante. Nemmeno il passato. Ci vediamo dopo! Sì, si chiama Anaya. Dice che la nostra non deve essere un po' più. Dille che sto arrivando. D'accordo.
che possono fare, pochi anni, al cospetto dei millenni. C'è una cosa che non ti ho detto. Credo che Amanda non sia morta qua giù. E questo sarebbe il momento della verità. Forse è questo il segreto. Scavare nel passato per comprenderlo. Io sono un ingegnere, Lara. Io costruisco il futuro. Non scavo nel passato. Lo farai. Prima o poi tocca a tutti. Lara! Scendi subito giù, fannullona! Jason dice che stiamo per sfondare! Un minuto, Amanda! Abbiamo dei dubbi strutturali. Puoi portare qui quelle chiappe? Spero tu abbia portato i razzi. Le assi sopra il pozzo sono rotte, dovrai dondolarti per attraversarlo. Sei troppo lenta! E tu sei solo una turista. Che sta succedendo? Amanda! Amanda! Mi senti? Amanda! Oh, Sara... Mio Dio, cos'è successo? Ha ucciso Oscar. Chi è stato? Non lo so, non lo so, non l'ho visto. Questo cancello non ne vuole sapere di aprirsi. Tirami fuori di qui. Va tutto bene. Cosa? C'è un'apertura sopra di me. Devi tirarmi fuori, sbrigati. Dobbiamo uscire di qui. Sta arrivando. Accidenti, Lara. Ci sono quasi. Ehi, mi pare di vedere una luce. Resta lì, Kent. Vengo a prenderti. Amanda. Amanda! Kent! È lei! Aspetta! Kent! Con esattezza di che si tratta. Ho visto solo... No! Mamma. Credo che questa pietra sblocchi la porta. Non mi convince. Sicura che l'iscrizione dica così? Quell'affare sta arrivando. Hai un'idea migliore? La porta può essere una trappola. Siamo in trappola. Ah, mio Dio!
A volerla dire tutta, credo che sia una pessima idea. Pensavamo tutti di lasciare le cose al loro posto. Farò del mio meglio. Ma se Rutland ha ragione, allora là sotto c'è un indizio sulla morte di mia madre. E io lo devo trovare. Scordati di entrare dal vecchio ingresso. Ormai è sepolto. E il fiume scorrerà pure da qualche parte. Sono certa che riuscirai a entrare. Io laggiù non ci torno. Non me la sento. Ti capisco, davvero. Se dovessi avere qualche problema, chiama Zip. Non correre rischi. Non voglio perdere un'altra persona cara. Come farai a entrare? Da dove entra l'acqua, spero? Se dovesse chiamarti Anaya, passamela immediatamente, d'accordo? Sono un po' preoccupata a lasciarla da sola. Le terrò compagnia. Era di Amanda. Queste non sono scarpe che si perdono facilmente. Ma è slacciata. Non immaginavo che avrebbe potuto salvarsi. C'era un sacco d'acqua. Non è detto che ce l'abbia fatta. Racconta la storia dell'ultima regina dei Tiwanaku, figlia legittima del re. Venne smarrita da piccola e fu cresciuta da un guerriero. Fu eletta regina dopo che lo sciamano, chiamato Tunupa, riconobbe il suo sangue reale. Tunupa è un altro dei nomi di Viracocha, il loro dio della creazione. Lo sciamano la condusse al lago Titicaca, dove le consegnò il suo bastone, un oggetto di grande potere. Secondo la leggenda, Viracocha viveva originariamente nel lago, il dio delle condutture sotterranee. Lei guidò la sua gente in un'era di prosperità. Dopo molti anni di regno pacifico, qualcosa nel suo potere sembrò affievolirsi. Morì poco tempo dopo e venne trasportata in barca in paradiso. Non ti ricorda qualcosa? Re Artù. Sì, la somiglianza è notevole. Re Artù? Qualcuno mi spiega! È la stessa storia. Un giovane, all'oscuro del proprio sangue reale, sale al trono con l'aiuto di un mago da cui eredita un oggetto di grande potere. E grazie alla saggezza del proprio regno, viene traghettato in paradiso. Molte culture condividono delle leggende simili. Il diluvio universale, per esempio, è comune a molte.
Grazie. Wow, questo posto è incredibile. Forse è il luogo adatto per la modalità RAD del tuo binocolo. Forse hai ragione. Che peccato, mi piaceva. Era carino, ma mi intralciava la strada. Di certo impressiona me. Lo sciamano della regina. Un altare con una spada conficcata o un bastone, come nel caso di Viracocha. Ci siamo. Credi che sia lo stesso che abbiamo scoperto a Tiwanaku? Deve esserci più di un altare. Ma potrebbe essere. Se lo sciamano corrisponde a Merlino, il bastone dovrebbe essere la spada di Rartu, comunque essa si chiami. Chiamiamola coincidenza. Strano nome per una spada. Guardatela, è così bella. E prima ci siamo arrivati vicini. Così vicini. Splendido, Lara. Notate qualcosa di familiare nella spada? È come quella che impugnava Rutland. Solo che questa è una copia cerimoniale. E questo che cos'è? La punta è spezzata. Santo cielo. Non pensavo che potesse avere questo aspetto. L'ho già vista. All'università di Waseda in Giappone. Ma non pensavo avesse qualche collegamento con questi manufatti. Farò subito richiesta di visione. Dubito che tu possa. È stata rubata da Shogo Takamoto. Takamoto? Lara, lo sai che con la Yakuza non si scherza. Non mi interessa, Zip. Organizza un incontro. Voglio quel pezzo. Ricevuto. Aspetta, Anaya sta chiamando dal cellulare. La metto in linea. Lara! Lara, puoi sentirmi? Quei bastardi che abbiamo incontrato in città stanno venendo a cercarti. Beh, questa è una tomba. Li farò sentire a casa loro. Scusa, non stavo seguendo Anaya. Mi sono distratto un attimo. Ma sembra che per ora sia sicuro. Va tutto bene. Avvertimi se uno dei mercenari si avvicina a lei. Ricevuto. Come farai a tornare indietro col pavimento crollato? Dovrò seguire la strada panoramica. Io non vedo niente. E tu? Credi che sia caduta laggiù? Speriamo. Ma se oggi mi è andato tutto storto? Il ginocchio? La vedo!
riesco a mettermi in contatto. Di aver visto una pantera, difficile a dirsi. Sarà stato un... La pavata! Fatela girare! Bersaglio a tiro! La vedo! Aprite il fuoco! Fate il giro! Eliminatela! Spero che tu abbia trovato quello che cercavi, perché qui non ci metto più piede. Avevo ragione. È tutto quello che ha lasciato. Ne è venuta fuori, non ci ha mai detto nulla. Perché rimanere nascosta tutti questi anni? Forse non esattamente nascosta. Magari non voleva mantenere i contatti con i vecchi amici. O forse ha scoperto qualche segreto che voleva tenere tutto per sé. Zip, hai parlato con Takamoto? Non è stato facile, non voleva saperne di vederti, ma poi gli ho spiegato quanto tu detesti la parola no. Abbiamo tutti i nostri capricci. Scommetto che vorrà incontrarmi in territorio neutrale. Non ci crederai mai, ma vuole vederti negli uffici di Toro Nishimura, che sono proprio davanti al suo attico. Nishimura? Takamoto non sa che siamo amici. No, e non vuoi tutto quello che sai, che Nishimura ha organizzato un ricevimento per domani sera e che ci sarai anche tu. Di bene in meglio. Allora parto subito, devo solo trovare qualcosa da indossare.